Ucraina e Russia. Cosa sta succedendo? Io sono Roberto e voglio fare un grandissimo applauso al social media manager dell'Ucraina. Non entrerò nel merito della questione politica, ma voglio analizzare come si sta gestendo questa crisi sui social, specialmente su Twitter dell'Ucraina. C'è da fare un passo indietro. L'Ucraina ha sempre adottato un tone of voice scherzoso, colloquiale, e sta continuando con questa linea editoriale anche durante questa crisi. Crisi che, dobbiamo dire, non coinvolge soltanto le due nazioni, ma un po' tutto il globo. È importante capire come l'Ucraina sta gestendo la crisi sui social perché realmente sta scherzando con la crisi, le ha definiti rapporti di cattivo vicinato, stanno continuando a pubblicare meme e questo è fondamentale perché ci fa capire come nel tempo dove la comunicazione è veloce, dove si punta sempre più sui social, anche la comunicazione tra stati può passare da lì e si può ironizzare magari andando ad alleviare le tensioni, soprattutto ad attirare l'attenzione di altri paesi, ma dell'opinione pubblica. E tu, cosa ne pensi? Qual è esattamente il tuo meme preferito?